Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, questo video non sarebbe dovuto esistere, ma dopo quello che ho appena visto nel canale YouTube di Apsan, dovevo farlo per forza, perché dovevo condividere con qualcuno quello che Apsan ha appena pubblicato. E ragazzi, veramente è inquietante. Il video di Apsan che ci fa vedere come installare nell'Apsan Zino e nell'Apsan Zino Pro le batterie da 5000 mAh è qualcosa di sconcertante. Io pensavo che avessero raschiato il fondo nel sistema di aggiornamento del drone prima, che vabbè, nel 2019 era una cosa già inquietante, e poi successivamente con l'aggiornamento della radio, cioè del controller, che bisognava fare il cavallotto tra i due pin, cioè una cosa fuori da ogni realtà. Ecco, io pensavo che veramente avessero toccato il fondo lì, ma stavolta si sono superati, e si sono superati anche di tanto. Adesso guardiamolo insieme se non l'avete ancora visto, perché ragazzi è da vedere. Un'azienda come Apsan, che produce droni da sempre, non può andare a creare un sistema di fissaggio delle batterie in quella maniera qua. Cioè, guardate ragazzi che cosa incredibile è questa. Faccio partire il video. Questa è l'installazione delle batterie da 5000 mAh. Già vi fa vedere che ci vogliono due laccetti con il velcro, che suppongo siano all'interno della confezione, non lo so. Queste sono le batterie da 5000 mAh e ci fa vedere che dobbiamo andare a installare un pezzettino di velcro nella parte che va all'interno del drone. Guardate il pezzettino di velcro, lo andiamo a fissare davanti al drone. Già qua è inquietantissimo, cioè già il fatto che dobbiamo andare a mettere del velcro per fissare delle batterie ufficiali, cioè prodotte da Apsan per il suo drone, cioè veramente inquietante. Adesso nella parte sotto andiamo a mettere un altro pezzettino di velcro. State attenti, perché non è finita qua, e magari fosse finita qua, cioè no, io sono rimasto, ve l'ho detto ragazzi, questo video non ci doveva essere, ma lo dovevo condividere perché è qualcosa di inquietante davvero. Ma questo, guardate, un altro pezzo di velcro sopra il drone, cioè praticamente velcrizziamo tutto. Praticamente è il drone diventa un velcro. E adesso non è mica finita qua, perché adesso andiamo a mettere la fascetta di velcro. Dove la mettiamo? Sotto, che passa all'interno del drone. La andiamo a chiudere e abbiamo creato un bel punto di fissaggio della batteria. A questo punto andiamo ad infilare la batteria nel drone. Cioè, madonna ragazzi, ecco che fissiamo la batteria, anzi no, è la parte dietro che ci va il pezzettino di velcro, non la parte interna, scusate, ho sbagliato a dirlo io. E guardate, con il laccetto fissiamo la batteria da dietro, e poi ovviamente un po' più di sicurezza nel caso mica che succeda qualcosa, che andiamo a perdere la batteria, andiamo a mettergli un bel velcro anche sotto, che vi ricordate che è stato appiccicato un pezzettino di velcro sotto la batteria, che va a fissarsi ovviamente con quest'altro l'accetto. Praticamente ragazzi, guardate che roba brutta che è. Fermo l'immagine, anzi no, la faccio andare avanti perché forse si vede meglio dall'altra inquadratura. Vediamo se adesso si vede l'altra inquadratura. Ecco, cioè ragazzi, guardate che roba brutta che è. Cioè, io devo avere un drone di questo tipo con queste caratteristiche, cioè, ma neanche un drone racing ha le batterie messe in una maniera così assurda. Cioè, questi hanno fatto una batteria per il loro drone che però non va dentro fino in fondo, avanza fuori tanto così, almeno secondo me almeno 3 cm avanzano, se non di più, e ci dobbiamo mettere due laccetti tipo quelli che si usano per i droni racing, per intenderci, per fissare la batteria. Ragazzi, è una cosa assurda. Qua hanno superato il metodo di aggiornamento del controller, che bisognava cavallottare i due pin, vi ricordate, perché ha fatto uno scandalo assurdo, e qua secondo me si sono superati, cioè veramente hanno fatto una cosa che non so, io non riesco neanche a trovare un aggettivo per definirla, cioè definitemela voi, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi, mettete voi un aggettivo a questa soluzione di Apsan per mettere queste batterie da 5000 mAh, ma piuttosto volo con le sue batterie originali da 3200 mAh, da quanto sono le batterie dell'Apsan Zino, non mi ricordo, una cosa del genere, ma piuttosto volo con quelle, piuttosto di volare con una cosa del genere. Cioè, ma perché? Cioè, ragazzi, vi prego, scrivetemi nei commenti voi, perché sono sconvolto, cioè non so se si vede, ma sono sconvolto, ve l'ho detto, questo video non ci doveva essere, ma dovevo condividerlo, e spero che mi scriviate voi nei commenti cosa ne pensate di questa cosa. Vi prego, scrivetemi. Quindi ragazzi, il video è tutto qua, era solo per condividere questa soluzione di Apsan, che infatti, se poi andate a vedere il video di Apsan, è pieno di pollici giù, perché cioè, che cacchio di soluzione è?
Non ci credo. Vabbè, quindi ragazzi, spero che invece a me mi lasciate un grosso pollice su per avervi portato questa novità di Apsan, questa cosa indecente o questo obbrobrio, chiamiamolo come volete, non lo so, io non trovo l'aggettivo per definirlo. Iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, se vi va. E ovviamente ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, una novità. Ciao!